Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rimasto basito per l'attacco dei renziani di Italia Viva, che nella coalizione si teme adesso che appunto il partito di Renzi, o meglio lui, Renzi, voglia far saltare l'esecutivo. E beh, adesso Renzi prima era andato a chiedere il rimpasto, gli aveva detto dammi retta Conte, perché se non fai il rimpasto poi magari si chiede in Parlamento e può finire diversamente, gli aveva fatto capire che poteva perdere il posto anche lui. Ma nel PD dicono che adesso non si può più andare avanti così, a giudicare dal nervosismo proprio dai volti. A Palazzo Chigi si capisce che anche Conte ha capito che la corda è molto tesa. L'assalto dei renziani Boschi e Rosato, che si sono alzati dal tavolo e se ne sono andati via quando hanno visto che Conte aveva deciso, senza chiedere anche a loro, quali fossero i sei manager da mettere a capo di quei 209 miliardi da spendere. Naturalmente Renzi puntava alle nomine, alle poltrone, voleva anche lui uno, almeno un manager da nominare lui tra il suo elenco di. Avrà un elenco di persone da piazzare, ovviamente, sapete, ci sono le partecipate, le nomine, ogni partito ha il suo elenco di persone vicine al partito, vicine al leader da piazzare. Più che da piazzare, da ringraziare con un bel posto di lavoro e un dare per avere, no? E così Boschi e Rosato, quando hanno visto che non c'era trippa per gatti, cioè non c'erano poltrone per Renzi, si sono alzati e se ne sono andati. E Conte ha detto: in che senso? Conte è rimasto basito, no? Proprio con la faccia, dice: ma qui avrebbe detto Conte. Il problema di Renzi non è tanto il merito delle cose, quanto la volontà di farmi saltare, di far saltare Conte. Io credo che Renzi voglia poltrone, voglia posti di potere in più, voleva dei ministeri di peso con il rimpasto. Lui ha sempre detto che non interessano le poltrone, ma è palese sotto gli occhi di tutti che punta alle poltrone. Chiaro, lui cerca di sviare dicendo in questo momento la pandemia, di qua, di là, la responsabilità, ma lui cerca poltrone. E così, in questo clima irrespirabile, si apre una settimana cruciale per il destino del paese. Lunedì, Consiglio dei Ministri, Conte otterrà anche il primo atto della trattativa, della governance del recovery, che si chiuda, e poi c'è mercoledì, dovrebbe esserci anche la votazione sulla cancellazione dei decreti di sicurezza di Matteo Salvini, la votazione per il MES, tutti e due in Senato. Per la cancellazione dei decreti di Salvini ci vuole solo la maggioranza relativa, mentre per il MES ci vuole la maggioranza qualificata. La maggioranza relativa è la maggioranza dei presenti, la maggioranza qualificata è la metà dei posti più uno, indipendentemente da quanti siano presenti alla votazione. Anche il PD si fa sentire dicendo chiaramente a Conte: governare non è tirare a campare. Zingaretti ottiene la cabina di regia, che avrà poteri speciali per accelerare gli investimenti, non potrà sostituire i ministri di spesa nelle regioni, le quali a loro volta hanno anche lanciato segnali. Lazio ed Emilia-Romagna hanno chiesto all'Unione Europea, assieme ad altre 22 regioni europee, di essere coinvolte su recovery e sui rispettivi piani nazionali. Una mossa che i due governatori del PD, Zingaretti e Bonaccini, hanno provato a sminuire nella portata politica, ma che comunque è arrivata a Palazzo Chigi come un altro avviso ai naviganti, o meglio al timoniere. Beh, che sia in tempesta il barcone del governo, beh, si aprono gli squarci nel legno sotto il temporale, uno dopo l'altro. Nel PD temono ormai che il timoniere, il Giuseppi, possa perdere di mano proprio il timone, sfuggirgli di mano e cominciare a girare velocemente. E così Franceschini dice:
Attenzione, Franceschini, politico di lungo corso, avverte gli altri ministri, che sono più che altro ministri per caso, un po' come se fosse un programma tipo turisti per caso, abbiamo ministri per caso. Franceschini, che è quello più lungimirante, di quello che ne ha viste passare diverse, ha esperienza. Ecco, Franceschini, a differenza degli altri, ha esperienza, ha già visto passare molte cose e dice: attenzione, l'incidente è dietro l'angolo, la posta in gioco è alta. I 209 miliardi hanno innescato il tutti contro tutti, no? Come vi dicevo prima, Renzi. Eppure il Movimento 5 Stelle rischia di perdere pezzi. Non è il partito più grande della coalizione a far tremare Palazzo Chigi. Renzi si alzerà in aula al Senato e dirà che il governo finisce qui. È il tam-tam la cui eco è rimbalzata fino ai piani alti di Palazzo Chigi. Renzi si alzerà in aula al Senato e dirà che il governo finisce qui. Sarebbe un colpo di teatro clamoroso, diciamo che un Renzi che diventerebbe l'idolo delle folle di centrodestra, no? Potrebbe avere una ricompensa elettorale in voti, un Renzi che fa saltare il governo, che libera gli italiani dalle dirette Facebook di Conte? Boh, potrebbe essere altro che la mossa del cavallo, potrebbe essere la mossa vincente per le sue ambizioni personali. Potrebbe con quella mossa avere qualche voto in più che gli permetta di non sparire dalla politica con le nuove elezioni. Beh, nel PD nessuno mostra di crederci davvero, eppure tutti mediano e trattano, nel tentativo di convincere Renzi che se Conte cade non c'è altro premier al di fuori di Giuseppi, ma ci sono le urne. Palazzo Chigi, cioè Conte, non commenta. Ma ora bisogna capire se la barca affonderà o la barca lascia l'andare. Non si sa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, siamo anche in Instagram, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.